Una riflessione su questa mattinata, abbiamo parlato di cultura ed economia digitale. Ma sono giornate sicuramente importanti, come tutti i relatori hanno detto è un momento importante che possiamo cogliere e la compartecipazione di tutti gli attori, le istituzioni politiche da un lato, quelle culturali, scientifiche e poi i cittadini e le imprese insieme devono riuscire a trovare un momento di condivisione di linguaggio, di intenti, di obiettivi e di modalità di realizzazione dei processi. Se ci riusciamo faremo un gran servizio a tutti noi e al Paese in generale. Questa mattina abbiamo fatto quindi un passo in avanti, una fotografia del lavoro che è stato fatto, ma anche gettato le basi per il lavoro che è importante andare a realizzare in futuro. Sì, certo, questa mattina abbiamo visto cosa è stato fatto, abbiamo dato spunti e creato presupposti per, a valle ci deve essere il fallout, è importante quindi che da qua segua, che non rimanga un episodio isolato, ma non lo è perché è un movimento di cui si vede l'incedere da tanti punti di vista. Vicepresidente, quindi una mattinata positiva rispetto ai lavori e quanto realizzato, qualche dato, qualche sensazione? Beh, intanto positiva nel suo complesso, ma visto che sei qua con rettore, positiva nel rapporto con l'università. Una convenzione che faremo a giorni, importante, finalmente lavoriamo assieme sul tema dell'agenda digitale. L'università che individuerà 400 eventi neolaureandi che manderemo assieme in azienda a formare l'azienda, a contaminarla. Una realtà che oggi si sviluppa di collaborazione. Perché se vogliamo creare cultura digitale dobbiamo collaborare tra noi istituzioni, tra il mondo dell'università, tra il mondo dell'impresa e il mondo dei cittadini veneti. Giornata che ha visto nei 100 milioni spesi una buona spesa, nei 75 milioni di infrastrutture qualcosa di concreto, ma soprattutto 25 milioni di euro che la Regione ha speso in questi anni in rapporto col mondo economico veneto per creare cultura digitale. Siamo l'Italia, fanalino di coda. Era il Veneto 4 anni fa, fanalino di coda, il Veneto oggi ha risalito molte posizioni e si piazza rispetto alle regioni italiane quasi sempre sopra la media e qualche volta in eccellenza. Noi vogliamo trainare l'Italia a che in Europa non sia fanalino di coda. Certo, l'ha visto che il Vicepresidente ha citato questo progetto, questi angeli digitali, che saranno questi laureandi ad andare a fare formazione nelle aziende e non viceversa. Vuole dirci qualche battuta su questo progetto? Sì, è un progetto a cui stiamo lavorando da tempo, è un progetto a cui lavorava il professor Miceli da un po' e adesso su questo abbiamo innestato un altro filone. È una scommessa, portiamo idee e competenze, idee su come sfruttare il software, gli strumenti digitali e competenze digitali, creando i presupposti perché l'impresa riesca a finalmente cogliere anche da quel lato l'attimo e a realizzare il percorso che ormai è un percorso dovuto e necessario per l'innovazione e per il successo dell'impresa stessa. Grazie.